Bentrovati all'appuntamento con le nostre breaking news. Crollo dei casi di coronavirus in provincia di Arezzo, calano anche le quarantene, prosegue intanto la vaccinazione, ma ci sono problemi con AstraZeneca, con AIFA che ha bloccato la seconda dose nel caso di coloro che hanno minimi problemi come il calo delle piastrine del sangue. Il generale Figliuolo pochi giorni fa a Siena, durante la sua visita al lab senese, aveva detto che bisogna vaccinarsi senza pensare alle vacanze. Adesso c'è stata una svolta di 360 gradi. Lui ha scritto una lettera ai governatori invitandoli ad avere una maggiore flessibilità sui richiami, tutto per agevolare le vaccinazioni e soprattutto per evitare che le persone vadano in vacanza senza aver fatto la seconda dose. Tre arresti, sei indagati, tra i quali c'è anche l'ex presidente della provincia di Arezzo, Roberto Vasai, per la gestione da parte di Agorà di strutture sanitarie. Contestata anche una maxi evasione fiscale da 26 milioni di euro. Un'indagine della finanza condotta dal PM Rossi. Ed è tutto per le nostre breaking news. Grazie per averci seguito e arrivederci.